amici di Daily Basket e di Cultura Cestistica, siamo qui a Mantova in occasione dello Star Game con Matteo Soragna. Matteo, su Cultura Cestistica, un gruppo su Facebook, abbiamo fatto un sondaggio chiedendo quale giocatore volessero che intervistare. Sei stato nominato. Mi spiace per voi, non capisco per il motivo, probabilmente per le stronzate che scrivo su Twitter potrebbe essere solo l'unica ragione possibile e plausibile. Può essere, però ogni tanto in mezzo alle stronzate, come dici tu, dici anche qualcosa di interessante. Ad esempio Pozzecco è un grande allenatore, anche scritto, mi sembra. Sì, perché prima di tutto è una grandissima persona, onesta intellettualmente, che quando sbaglia si prende le responsabilità, quando succede qualcosa di bello lo ammette, e da quel punto di vista lì è un grande. Poi sta crescendo dal punto di vista tecnico, ma ha una passione infinita, gli piace quello che fa, può solo crescere. Ma come mai tu sei qui stasera? Perché sei di Mantova e sei qui per le vacanze pasquali, c'è altra ragione. La realtà è quella, sono qua per le vacanze, mi sono imbucato oggi, sono riuscito a rubare un pass, mi hanno fatto entrare e ora vedo se riesco a rubare una divisa, magari riesco a entrare anche in campo. Perché a Rimini il presidente Negri della Pallacanestro Mantovana mi aveva detto personalmente che avrebbe fatto di tutto perché tu fossi qua stasera, è stato lui. No, ma poteva fare anche di meno, perché praticamente ti ho detto mi sono imbucato, avrei pagato io per venire, fortunatamente mi hanno fatto pagare poco e ce l'ho fatta. Torniamo un attimo seri, campionato sta per finire, siete playoff. Come diceva Pozzecco a Rimini, siete una squadra di Tutankhamon, ma riuscirete ad arrivare fino in fondo? Sai, la variante, una delle variabili che ci sono è anche quella, bisogna vedere come riusciremo a sopportare gli impegni ravvicinati, però c'è anche tempo sufficiente per riposare, per recuperare le energie. Chi sbaglierà di meno, come al solito nei playoff, riuscirà ad andare avanti. Comunque potete portare una dose di esperienza che in queste circostanze fa sempre bene. Sì, non serve solo quella, serve anche un po' di atletismo, dell'energia, quindi insomma chi riesce a mettere assieme tutto al meglio riuscirà a vincere. Grazie Matteo, un saluto per gli amici di Cultura Cestista. Grazie a voi, un abbraccio, continuate a fare pallacanestro, a parlare di pallacanestro, che gli altri sport minori a noi non interessano. Ciao!